Una gara che potrebbe significare molto nell'economia della stagione, una partita che può racchiudere l'essenza di un'annata, il match salvezza, il match point dalla piscina dei mosaici del Foro Italico. Buon pomeriggio amici della pallanuoto e ben ritrovati. Partita la gara, subito il primo possesso di Pescara. Ferraro, avanza Vitola e il gol di Francesco Vitola dopo un minuto e mezzo dell'inizio della partita. Prima superiorità per Roma, la va a gestire vittorioso tutto solo Antonio vittorioso, raddoppia la Roma Visnova 2-0 a 3-11 in superiorità. Gira per Di Nardo, Di Fulvio, ancora per il mancino D'Aloisio che va a segno, accorcia le distanze Pescara 2-1, gol di D'Aloisio in superiorità. Aggancia Emanuele Ferraro che riparte, si porta la palla avanti, grande tecnica di Emanuele, Emanuele ancora davanti a Cappuccio, Emanuele Ferraro, terzo gol della Roma Visnova in controfuga. Va Di Fulvio, il tiro e il gol, primo gol di Di Fulvio della partita, accorcia le distanze ancora una volta sul finale Pescara 3-2. Ferraro e il gol di Andro Bitazze, torna più 2 la Roma Visnova, superiorità, la quinta, e il tiro e il gol. Espulso vittorioso e poi si arrabbia tantissimo Calcaterra che viene ammonito e poi dice lui, poi dice ma di che cosa stiamo parlando, doppia espulsione, è stato tenuto giù da Di Fulvio e il tiro e il gol e il pareggio di Pescara. Ha messo a segno la prima, poi ne ha fallite 5 Ferraro, la palla dentro per Antonucci che va a segno, Mattia Antonucci. Poi attenzione a D'Aloisio, il tiro e il gol, si arrabbia tantissimo perché era sul primo palo il tiro, si arrabbia tantissimo Calcaterra con Serentino. Avanza il capitano, va Francesco, Vitola, il gol del capitano, la doppietta per lui, gol fondamentale che regala di nuovo il vantaggio alla Roma Visnova. Poi attenzione, tiro e gol per Giordano, il tiro 6-6, parità come all'andata, si mantiene un punto di differenza tra le due squadre in classifica, ma soprattutto è un punto fondamentale per la salvezza.